La Mini Moke è una piccola vettura scoperta per il tempo libero. Questo tipo di auto è anche conosciuto come spiaggine ed è basata sulla Mini. Venne progettata da Sir Alec Isigonis, proprio come la Mini vera, ed era costruita nello stabilimento di Longbridge della British Motor Corporation nelle vicinanze di Birmingham tra il 64 e il 68. In questa fabbrica ne verranno realizzate 15.000, ma la produzione poi continuò in Australia, Portogallo e, udite udite, anche in Italia. La produzione totale raggiunse i 40.000 esemplari. Il motore era quello di 850 cm cubi che equipaggiava la Mini. La vettura nel Regno Unito però non ottenne un grande successo, nonostante un regime di tassazione favorevole, in quanto considerata appunto un veicolo destinato all'uso commerciale. Il problema principale con il quale si dovette confrontare la Moke fu il clima, che non rendeva molto comodo l'utilizzo di una vettura scoperta. Nel 1967 la Moke venne riclassificata e venne considerata un veicolo destinato ad uso privato. Il regime di tassazione favorevole scomparve e il prezzo di acquisto salì, determinando in pratica la fine della produzione, avvenuta nel 1968 in Gran Bretagna. Ne fu tentata la vendita anche negli Stati Uniti, dove però questa vettura ottenne uno scarso successo. Nel 66 era iniziata la produzione della Moke in Australia, paese che per il suo clima si prestava meglio all'utilizzo di una macchina di questo genere. La vettura era realizzata negli stabilimenti della British Motor Company di Sydney. Il motore utilizzato aveva cilindrata di 1000 cm cubi ed era conosciuta come Morris Mini Moke. Nel 69 venne introdotta la versione Mark II con il nome di BMC Mini Moke. La vettura, pur mantenendo il motore da un litro di cilindrata, presentava miglioramenti ai freni, al sistema di raffreddamento, al sistema di guida e delle ruote più grandi. Nel 1980 era cominciata, con delle parti che provenivano dall'Australia, la produzione in Portogallo sotto l'egida della British Leyland. Queste vetture venivano vendute come auto da utilizzare nel tempo libero, impiego che aveva dimostrato di incontrare i favori della clientela. Venne anche realizzata una vettura anniversario, la Moke 25, per festeggiare i 25 anni di produzione. Ma nonostante questo e le altre 10.000 vetture prodotte, la costruzione di quest'auto venne interrotta. I diritti furono ceduti però nel 1992 alla casa motociclistica italiana Cagiva, che ne continuò la produzione costruendone altre 1.500. Ed è proprio una di queste 1.500 che abbiamo oggi a disposizione dal nostro amico Mr. Valli. All of the hearts that she steals. She tells me it's easy when you do it right. Oh well, I know tonight she comes. Allora, abbiamo studiato anche questo servizietto, ci ha presentato la Moke o Moki, come la chiami tu, perché Moki, cioè in questo. America la chiamano Mini Moki. Moki, che secondo me ci sta, in America con la E finale si legge, sì, sai che ci può stare, ci può stare. Lo slang lo appiccicano dappertutto. Allora, non sapevo assolutamente che la Cagiva ne avesse acquistato i diritti, l'abbiamo imparato oggi in diretta. Per cui è anche un po' italiana. Abbiamo imparato che è nata nel 64 dallo stabilimento inglese dove veniva prodotta la Mini, giusto Franco? Esatto, e la Mini esattamente come quella che ha Mauro, e che ce n'è una rossa lì, per cui la vera Mini inventata di Isigonis. Non ho capito se il passo secondo te è lo stesso? E lei? Secondo me è un po' più lungo il passo. Ma la misuriamo in diretta. Facciamolo con la tavola. Vediamo. Scusami, no? Più o meno. Vediamo. Dal centro, dal mozzo, arriva. Una tavola e una spanna. Andiamo di là. Andiamo. Scusa. Andiamo a vedere. Bello il caschetto, complimenti. Sì, l'ho uso. Andiamo a vedere. Scusa, stiamo lavorando, Filippo, non è che possiamo stare qua. Vai, vai. Stesso interasse. È lui, pensa che sembra più lunga. Non è un metodo molto ingegneristico per misurare l'interasse di una macchina, però allora, la cosa... accontentatevi di due da spiaggia oggi. Faccio che così. Vi danno indicazioni tecniche. Allora, mi stavi spiegando che è una macchina che ha un valore ancora altissimo, perché cavoli, può costare
15, ma 18. Guarda, io vedo che sono in giro da 10, ma non sono messe bene l'esperienza. Sai che sono un grande appassionato di mini, la Mochi nello specifico non la conosco bene, mi piace aver letto questo minimo di storia, ma sicuramente il mercato le vede tra 9-10 mila non messe bene. Non messe bene. Quelle restaurato, dato una panoramica ieri sera, arrivano a prezzi veramente importanti. In America vanno alle aste, il più figo è quello che se la giudica, non quanto la paghi, l'importante è che te la pigli, perché in America ce ne sono pochissime, ne hanno fatta anche una versione California di là, e queste qui, cavolo, arrivano anche a 17-18 mila euro. Li spenderesti 17-18 mila no, euro? Forse no, se fossi un collezionista vero mini probabilmente sì, e dovrei anche avere dei soldi da buttare via, però diciamo che se c'è, vuoi, anche, c'è anche il fattore della bassa percorrenza. Questa qui, insomma, la capotina, questo signore l'ha appena fatta, ci ha speso 2000 euro, la macchina ha 8000 chilometri. Insomma, siamo sempre lì, no? Magari ne spendi 10, 12, 13, perché dici per la Mochi non ne spendo di più, e poi probabilmente 18 la sono... La funzione principale è una vettura che veniva usata da chi, o viene ancora usata da chi ha il panfilo, no? E poi ha il tender per muoversi. È una macchina, no? Di una simpatia incredibile. Nelle isole come Formentera viene, ce ne sono, noleggiata insieme alla Meari, insieme a tutto quello, questo te lo dico per esperienza. Questa qui, visto che abbiamo parlato di prezzi, è vendita 15, quindi siamo nel mezzo. Una macchina con 8000 km è messa così bene, probabilmente è azzeccato, visto che meno di 10-12 non la trovi che brutta. Questo per allacciarmi al prezzo, che continui sempre a parlare di euro. Mi piace perché ti piace, almeno andiamo. Servizio, no? Cioè, sì. Una rubrica anche di servizio. Vedete qua, dal 92, giusto, era stata acquistata il diritto dalla Cagiva. Ignoro adesso di chi siano i diritti, Mauro, non so se sono ancora dell'azienda dei Castiglioni o meno, però vedete che c'era proprio. Ma non è più prodotta dal 93. Non è più prodotta dal 93. Volendo farla, ce li avranno ancora loro, chissà. Che... Li compriamo noi, andiamo avanti a fare la mini Mochi. Io so, guarda, quanto di costa? Per certo che a Top Mark di Monte Carlo, un mesetto fa, ho visto la Mock. Che non si chiamava più Michele da Scemo, li tolgo. No, stai benissimo. Migliorano parzialmente la tua immagine, già seriamente compromessa. E la fanno elettrica, non so se sono. Sì, l'ho sentito questo progettino della Mochi elettrica. L'ho vista, non so come vada. Credo che non sia né più inglese, non è più di nessuno, è proprio un'idea, una concept appena nata. Libera e via, libera di esistere. Libera. Di fare. Probabilmente copiata e non è la Mini Mochi. Non so se tu sei letto. Hai letto Mini Mochi? No, secondo me non il secondo nome me aveva la faccia. Adesso Pasquale sta andando contro la R90. E sta per buttare giù tutto il tuo R90, capito che non va toccato quello, sul quale mi sposterei immediatamente, perché voglio che tu me lo venda, te l'ho già detto mille e non volte. Andiamo a fare un giretto con questo. Certo che andiamo, però parliamo anche della R90. Spiaggia davvero, prima abbiamo fatto qui abbiamo due pezzi cult degli anni 80, cioè negli anni 80 questi due qui erano comunque due pezzi, no? Da qui, 90 da 90, questo è un bel momento, te lo metto un po' più in qua, aspetta. Questi caschetti qua dove li hai presi? Al Carlo Cudega? Li ho comprati in Inghilterra. Immagino. Va bene. Proprio da vigile. Questa è RV90 tuo, di tua, da sempre. Vi piace dire questa cosa, no? Casa nostra, nel lontano 1900, nel lontano 1979, una condizione era normalissima, famiglia umilissima, che probabilmente non avrebbe potuto comprare una moto così per il figlio. Secondo me mio padre ha fatto una rapina. Perché io volevo assolutamente l'RV90, me l'ha comprato, e chiaramente in onore di questo grande sforzo che ha fatto mio papà tanti anni fa non l'ho mai venduto. Però anche quando mi è capitato di stancarmi, di dire cosa ve ne faccio, sai che c'è un oblio, no? Che tutte le auto e le moto attraversano. Io sono riuscito a tenerlo durante quell'oblio. Io invidio questa adesso... tua capacità, perché io purtroppo sono riuscito a privarmi di robe che le avessi adesso mi taglierei un dito, no? E invece sono riuscito a venderle, perché sono stupido. Io invece riesco con le mie mini, con cose che non valgono tantissimo, chiaramente, perché insomma mettervi dei soldi si fa sempre fatica. Però questo qua è con me, ha fatto 4100 km. Colore originale, tutto originale? Guarda, no, ti devo dire di no. Questo qua era azzurro, l'ho fatto così perché il mio camioncino è il 57 di questo colore. Tanto è vero che l'ho chiamato Tender to 57 Chevy, che è stata la macchina con la quale ci siamo conosciuti. Esattamente. Era cricchetto, no? Esatto, ma non ho avuto paura a colorarlo, perché tanto in un attimo lo fai tornare come prima, perché i colori della moto sono questi due fianchetti qua. Sono questo affare qua, che non è un serbatoio ma è un copritelaio, e il fianchetto laterale. Ok. Quindi veramente vendono gli adesivi originali, per cui è veramente un rollback che puoi fare senza alcun problema. Domanda: riuscivi a cuccare quando andavi in giro con questo? No, facevo sempre la figura sicuramente di quello simpatico che diventava amico, ma non ne chiamavo uno neanche a morire. Mi piace che sei stato ermetico, sei stato molto critico, va bene. E domanda 2, perché ti piaceva questo? Cioè, perché
marketing, innamorato, nell'epoca dei PX, degli stand-up. Guarda, io ho sempre addocchiato le cose che regalassero una certa simpatia, no? Per cui avrei desiderato chiaramente lo Zundapp 125, inarrivabile sfumato, per quanto mi riguarda, ma il fatto che fosse questa Moon Bike promossa anche lei negli Stati Uniti, era di tendenza americana, Questo qua era Moon Bike, è stata battezzata di là. Insomma, questo allure di moto simpatica mi ha sempre affascinato ed è ancora bellissima. Ho anche quello che faremo vedere, il Koala, che è un prodotto italiano con le ruote larghe al doppio. Facciamo un girato con questo e poi andiamo a vedere il Koala. Andiamo a vedere il Koala? Cioè, sono anche il mio Tango. Non vuoi barattare il mio Tango con questo? No, questo credo proprio che ne ho uno nelle scatole che ti ho detto che se vuoi te lo monto. Nelle scatole da te vuol dire che lo monti quando? No, basta mettersi dietro. Fermati. Sì. Montare una moto così sono 40 ore. Non sono 100.000, capito? Sono 40 ore. 40 ore, tu la mano dopo. Comunque la tu la dovresti. Metti a 300 all'ora. Tu dovresti avere. 300 euro all'ora per 40, 3 per 4, 12, sono 120 euro, va bene, ci stiamo. Per par condicio con me dovresti averlo un RV90. Se non me lo dai, io lo andrei anche a prendere, visto che tu non mi vendi questo, ma se non me lo vendi. Tira bene questo qua che vedi che va in start. Choke. E poi appena parte lo molli, Choke. Mollalo, bravo. Due tempi comunque è un'altra roba, ragazzi. Due tempi col miscelatore. Sai che adesso faccio. Cos'ha il miscelatore questo? Sì, è vero, già il miscelatore. Guarda cosa ti porto adesso, stai qua, accelera, tieni l'accelerato. Via la giacca, arrivo, arrivo. Dove va? Ma dove va? Ma come faccio a sopportarlo? Che bello, Pascal. Non me lo vuol vendere? E io glielo ciulo. Ci metto un attimo. Vado. Ciao Valli. Glielo ciulo. Adesso mi incarto, glielo disco. Mentre facciamo. Ciao Valli. Non me lo rubare, vieni qua. No, ma fatti il giro tu che sei più bello da solo. Non te lo potrei rubare. Guarda cosa ti faccio vedere. Vai. Chi è questo signore? Il signor Sineco. Senti qua, cosa si sono inventati? Olio profumato al muschio bianco. Ai. Senti, Pasqua, senti. Annusa con la telecamera. Sentito? Al muschio bianco. Ma è vero o non è vero? Mi viene voglia di berlo. Ti viene voglia di berlo? Sì. Mi hanno detto in questi giorni, me l'ha detto mia moglie domenica, guarda, ti ho portato a casa un olio per i due tempi che puoi mettere nelle tue motorette. Sono profumati motorette al muschio bianco. Chiamata, Sì. Come si sente la folla? Io non te lo spiego, secondo me ce la fai. No, ma poi per farlo partire basta schiacciare la frizione. Questa moto era molto intelligente. Cioè, parte anche con la frizione schiacciata. Vieni lì. Beh, devo andare a piegare la giacca, aspetta, metterlo in moto. Aspetti, l'approccio. Vado a piegare la giacca. Dai, vai a fare un giro. Tanto, no. Tanto ti sembrerà di non essere capace di andare in moto, C'ho vai. Freddo. Vai. Perché non devo essere capace di andare in moto? Pensa che l'ho sempre desiderato, ce l'aveva il mio caro amico Davide Carpi, con il quale giocavamo a tennis al Tennis Milano, e noi avevamo il PX così, lui aveva la RV90, tutti un po' lo pigliavano per il... Ce l'ho fatta. Lo pigliavano un po' per il culo, no? Perché lui aveva la RV90. Anche a me mi prendevano per il culo tutti. Oggi quelli che mi prendevano in giro vengono a chiedermi di venderlo. È bellissimo. Io sono andato... Troppo bello. Quanto può valere anche se non lo vendi? Vedo che su seconda mano li vendono tra 3 e 5, ma non sono bellissimi, cioè quelli proprio bellissimo. Vergini, quelli poi con poca strada, senza il motore rifatto, sai che lo stato di conservazione ha sempre qualche punto in più. Bellissimo. È una moto destinata sicuramente magari a salire come la Vespa, no? Ormai le Vespe dell'anno giusto sono anche arrivate... Anche se fanno qualche replica, dei cinesazzi fanno qualcosa, capito, vero? Ma che me frega a me, io voglio l'RV90. Ma se uno non lo trova, voglio uno come me che non lo trova cosa fa? Ci sono. Può prendere il replicone. Non è così vero, qua lo dico perché ragazzi, io mi sono divertito a farli per tanti miei amici e non le RV90 grazie a noi, perché tutte le mie passioni diventano poi servizio per voi, e le ho trovate, le ho fatte, ci sono abbandonate in Liguria, ce ne sono tantissime ormai, ruggini, con 500.000 euro li porti via, magari anche col motore bloccato, poi c'è da investire, certo. 4, 5, 6 mesi da guidare, è strano questo gommone davanti, deambula, no?
galleggia un po'. Andiamo subito anche il tango prima di chiudere andiamo, il blocco. Andiamo. Vai. Andiamo.